La musica del suo pianoforte non è finita. Elio De Angelis suona ancora nel ricordo, a 35 anni di distanza. Tanto è passato dall'incidente in prova in Francia, l'alettone che si stacca, la Brabham contro il guardrail, l'incendio, i soccorsi tardivi. Aveva 28 anni Elio De Angelis, un campione da subito, dalla Formula 3, capace di vincere a Monza, sul podio, a premiare c'è Gina Lollobrigida, altri tempi. La prima vittoria in Formula 1 nel 1982, Zeltweg in Austria, arrivo allo sprint con Keke Rosberg, il papà di Nico, rimasto nella storia delle corse insieme alla passione del telecronista Mario Poltronieri.